Cosa possiamo fare all'estero quando il nostro livello di conoscenza della lingua straniera è di A2, secondo il quadro europeo delle lingue? Abbiamo studiato circa 300 ore la lingua straniera e abbiamo un livello base. Con il livello A2 sono in grado di agire in situazioni familiari, situazioni semplici. Posso scambiare delle informazioni di base, conosco le regole grammaticali, ho un vocabolario sufficiente per reggere situazioni di quotidianità. Allora, vediamo cosa non si può fare all'estero con questo livello di base. Attività, per esempio, per avere una formazione approfondita, come lo studio accademico. Non posso fare delle attività dove ho un contatto diretto, per esempio con clienti, perché mi manca la scioltezza e la velocità nel uso della lingua. Però anche con il livello A2 posso sempre fare tante cose all'estero. Una cosa breve è, per esempio, uno scambio giovanile, dove giovani da tutta Europa si incontrano e lavorano durante una o due settimane su argomenti come ambiente, come sociale, professione, futuro, democrazia. Lavorando fianco a fianco riesco ad avere soddisfazione, rafforzo il mio livello linguistico e creo dei prodotti internazionali in comune. La seconda attività che posso fare all'estero con un livello A2 è un volontariato breve, un campo di lavoro in un parco nazionale, in una colonia estiva per bambini, in una casa di riposo, in un centro culturale. Anche qua, perché dobbiamo lavorare anche molto con le mani, io riesco di collaborare con gli altri partecipanti provenienti da tutto il mondo e avere alla sera non solo fatto un piccolo passo avanti nell'utilizzo della lingua, ma anche creato amicizie e trovato grande soddisfazione perché io do per gli altri. Se ho tanto tempo, posso anche candidarmi per un volontariato medio-lungo che va da 3 a 12 mesi, dove posso trovare anche una borsa di studio. Le attività sono sempre nel non profit, nel sociale, nell'ambientale, con la natura, con persone con handicap. All'inizio, con il A2, io sono a fianco dell'operatore. Io osservo principalmente. Però dopo ogni giorno io faccio di nuovo un piccolo passo avanti verso la padronanza giusta della lingua e dopo qualche mese io ho raggiunto un livello medio. C'è da dire che la candidatura con un livello A2 non è facile perché ci sono tanti candidati per quel tipo di attività all'estero che hanno già un livello medio o addirittura buono. Quando parliamo di lavoro, possiamo fare attività semplici con un livello A2, per esempio come aiuto in cucina, come magazziniere. Non abbiamo grande scelta perché tutti i settori e le mansioni dove c'è un contatto con la clientela, dove è richiesto una notevole conoscenza passiva della lingua, non sono accessibili con il livello A2. Queste opportunità si trovano sul posto dall'Italia. È quasi impossibile di trovare un lavoro di questo tipo. Good luck!
Thank you.